Negli anni 60 i ricercatori del centro medico Maimandis pensavano di aver scoperto prove, o almeno credere, dell'esistenza della facoltà di predire il futuro. Mentre si stavano praticando alcuni esperimenti sulla telepatia durante i sogni, il medium inglese, un certo Malcolm Bassett, dimostrò un'incredibile capacità di sognare le immagini che sarebbero poi state prescelte dal trasmettitore, un oggetto che mostrava a caso in un'altra stanza alcune immagini. Chi era in un'altra stanza che non poteva vederle doveva indovinare quella che il trasmettitore stava trasmettendo. Nell'esperimento del giorno seguente, ecco il riassunto del sogno di Bassett. Ho un'impressione di un grande edificio in cemento e un paziente che scappa dal piano di sopra. Una strana sensazione di ostilità verso di me continua da parte della gente. La mia impressione è che si trattava di un uomo del personale medico. Sentivo il paziente era scappato. La notte seguente e la parola prescelta era corridoio. L'immagine selezionata nel trasmettitore il giorno seguente era proprio una riproduzione del quadro del corridoio dell'ospedale di Sam Raimi nel 1889 di Vincent van Gogh. Bassett si era messo in sintonia con quel quadro, tanto da riuscire a prevederlo, che avrebbero scelto quell'immagine per inserirla appunto nel trasmettitore.